Benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy X. Dall'ultima volta ho fatto un bel po' di farming, come potrete vedere forse, e in più anche, esatto, quasi 99 extra pozioni. Perché non 99? Perché se magari ne troviamo qualcuna ci toccherà buttarla, quindi meglio non esagerare troppo. E delle gran pozioni, ma in realtà, guardate Gil, 100.850 Guil. Eh sì, li abbiamo fatti tutti, o comunque la maggior parte, rivendendo le gran pozioni che abbiamo ottenuto dai nostri automi. Quindi ora siamo decisamente ricchi e ci siamo addirittura bloccati con la sferografia, perché non abbiamo più né le abilità, né le abilitosfere, scusate, né le energosfere e nemmeno le... No, basta, abbiamo avuto tutto, ok. Lulu ha imparato sia Fira che Tundara, sì, magari Tundara. E questa è la situazione di Tidus e Kimari ha ben 7 livelli. Beh, è il momento di vedere cosa sanno fare i nostri personaggi. Let's go. Guardate un po' che boss molto strano. Esatto. Perché in questa boss fight c'è questa gru. Possiamo utilizzare per danneggiare gravemente il nostro nemico qui. Non funziona. Però potremmo ricaricarla con Thunder, non con Tundara, eh. Tundara non ce la farà a sparare addosso la gru. Invece Thunder funziona, probabilmente è perché non avevano ancora programmato la gru per ricevere Tundara, perché è decisamente troppo presto per avere Tundara. Io lascerei un po', diciamo, skipperei i turni, perché tanto vedrete che la nostra gru farà un bel po' di lavoro. Siamo al secondo. Potremmo decisamente battere questo boss anche senza l'aiuto della gru. Però è decisamente più bello e anche, tra virgolette, canon farlo con la gru. Ecco qui. Azioniamola questa cazzo di gru. Guardate un po', distrutto, 5.554 danni. Ed è rimasto solo con 371. Potremmo usare il turbo di Tidus, che tra l'altro ne abbiamo preso uno nuovo, carica assalto. Avrò occasione di mostrarvelo. Ma preferisco decisamente fare una bella tentazione di Tundara. Sfruttiamo bene il turbo di Lulu. Ecco qui, 5, 6, 3000 danni, ragazzi. Che sarebbero stati singolarmente di più se avessi castato un singolo Tundara normale, perché tentazione indebolisce un po' la magia, perché ovviamente sennò sarebbe troppo OP. Gli avremmo fatto 8000 danni altrimenti. Ed ecco qua. Elisir e fasce di ferro.
I hope you hurt them. A little. What is it? There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship. But it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait, so that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! La prima cosa a cui ha pensato Tidus. E si mette così a correre sul posto. Che cazzo? Mamma mia, Waka. The Aurochs win the match 3-2. Ha fatto una mossa incredibile di rugby praticamente. We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. Esatto. Vabbè. Andiamo a vedere un po' Waka. Chissà se si è ripreso bene bene. Beh, non credo. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the cores too. Miss me? Lady Yuna, are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. Ah,
Comunque, Yuna non è stata ferita. Cioè, di solito, se quando rapisci qualcuno, o è come ostaggio, o comunque perché lo si vuole tirar fuori dai giochi. Ma non è nessuna di queste due cose. Anche perché da cosa potrebbero volere degli Albed da dei guardiani? Please, don't tell anyone. The game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Mind the bench. I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. I saw you floating there on the sphere. Oh. Hey, you weren't supposed to see that. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Che carini. Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba. Eccolo qui, dove si era cacciato il nostro Auron. Però perché è venuto a Luka? Meglio pensare alla partita. Ci ride in faccia. Ma incazzato nero, no? Non mi ero accorto di questa espressione qui, ai tempi. Guardate il pubblico 2D sugli spalti, perché chiaramente all'epoca la PlayStation 2 col cazzo che riusciva a renderizzare tutti quei modelli. Anche low poly. E adesso si gioca a Blitz. Allora, i premi in questo minigioco, se si vince, sono davvero notevoli, in realtà. Non so se riuscirò a vincere, onestamente.
non è così facile. Guarda, ci hanno già fatto un gol. Ah no. Perfetto. Sarebbe meglio probabilmente... No, ho fatto una cazzata. Si può cambiare il modo in cui si comanda il personaggio, perché il personaggio in modalità predefinita va in automatico. Quindi se non erro c'è un modo per metterlo in modalità manuale. Qui non dribbliamo e ho fatto una cazzata perché non ho le abilità, vero? Esatto. Se no si poteva fare il tiro eject. Quindi praticamente gli abbiamo passato la palla. Perfetto, sono un coglione. Col tiro eject si potevano praticamente mettere fuori gioco, non mettere fuori gioco, però annullare la parata di due giocatori e tirare direttamente al portiere. Quindi era praticamente un OP. Ed è OP in effetti. E qui sto continuando a sbagliare. Dovevo... beh, in ogni caso potevo perdere comunque. In realtà mi è andata di culo stavolta. Perfetto. Almeno una gioia nella vita. Proviamo a tirare, ma... dubito fortemente che vada a segno. Infatti non è andata a segno. Perfetto. E sono già passati 3 minuti. Cerchiamo di distrarli un po', anche se questa non è stata una mossa. No, in realtà sì, volevo passarla proprio a Letty. È sicuramente meglio passarla. Magari a Dot, visto che è abbastanza vicino. Però non la prende. Vabbè. Tra l'altro in basso a sinistra viene fuori tutto, diciamo, il briefing di quello che succede. Ogni singola azione. Mi piace pensare che sia proprio il telecronista a scriverlo. Josh dovrà fare un miracolo. Grande Josh. Quindi io passerei a Tidus. Merda. Vabbè. Proviamo così. Ci fotte la palla. L'unica cosa positiva è che nemmeno loro hanno fatto un gol in questo primo tempo. A sto punto lasciamo stare perché tanto... ormai mancano 3 secondi alla fine del primo tempo. And it's halftime. Già. The Gors are just playing great, Baba. Really great. Beh, insomma, non stanno facendo un cazzo, però... meno male che non stanno facendo un cazzo, quello è il punto. Son defense, boys! Stop those goals! What about me? Get the ball and just shoot like crazy! Goers are going down! Yeah! Shoot like crazy! Now! All right, hustle!
dobbiamo assolutamente equipaggiare l'abilità a Tidus. Tiro Jack, almeno così faremo qualcosa. E vabbè, gli altri non hanno niente, perfetto. E qui ci sono tutte le regole del Blitzball, io skipperò, perché è un minigioco molto lungo. Non è un brutto minigioco, però capisco che possa venire molto a noia. Oh, finalmente ho capito come si fa. Come si può giocare in manuale. E adesso, se tutto va bene, dovremo fargli il culo. Perché se io passo a Tidus, lui fa tiro jet. E basta, non c'è più storia. L'avversario muore. Dovremmo fare attenzione a sfruttare per bene Tidus. Non dribbla. Tiriamo. Tiro jet. Potremmo farne solo uno perché consuma 120 HP e Tidus non ha molti HP a questo livello. E questo dovrebbe essere un gol abbastanza sicuro. Infatti. Molto bene. Improvvisamente il pubblico prende a tifare per gli Aurochs. Ottimo. Tidus fa schifo. L'unica cosa in cui è bravo Tidus è attaccare. Giustamente, ci sono gli attaccanti, il centrocampista, i difensori. Josh è un ottimo attaccante, però in questo caso ha deciso che voleva farmi incazzare. Vabbè. La cosa importante per ora è difendersi. Anche perché questo ambus qui mi sa che ci ha inculato. Ma forse no. Perché ha un alto... Come ha fatto ad entrare, ragazzi? Come ha fatto? Ha un alto tiro. Però secondo i parametri dovevamo riuscire a parare, invece no. I parametri non sono sempre, diciamo, determinanti. Uno che ha 10 di tiro potrebbe fare gol a uno che ne ha a 12 di parata. E qui sono fottuto. Eh sì, proprio così. Vabbè, proviamo a parare questo e a tirare. A resistere al primo. Niente da fare. Dovrebbe essere scaduto praticamente il tempo di Tidus. Perché nella seconda parte del secondo tempo arriverà Waka. Esatto. The fans are getting impatient. They're calling for some action. Everyone seems to be calling for Waka, folks. Say, where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. To be honest, I did kind of feel left out, but
It really was the Oryx and Waka show, after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Vedremo se ce la facciamo con Waka. In realtà potremmo già aver vinto. Perché basta, con il comando manuale, basta andare a posizionarti esattamente nella porta e i personaggi si buggeranno e non faranno più niente per il resto della partita. Anzi no, perché anche loro ci hanno segnato un gol. Dai, paralo, ti prego. Madonna. I nostri personaggi non stanno facendo niente, cioè... Adesso tira e ci fa un gol, sicuro. Ah, no. Ok. Merda. Sono fottuto, però è meglio fare così piuttosto che darla direttamente a Bixen. Proviamo a passarla a Letty. E invece sto cazzo. Dobbiamo passarla a Letty, magari lui riesce a passarla a Waka. Anche se il tempo che abbiamo è quello che è. Perfetto, finito l'incontro. Ah. Non credo che ci sia un terzo tempo. Poi c'è i supplementari. Sì, ci sono i supplementari, incredibile. Vabbè. Pazzesco, siamo riusciti addirittura a fare i supplementari. Dobbiamo passarla a Waka assolutamente, altrimenti ci fanno il culo. Tira. Questo qui è pazzo. Waka ovviamente fa schifo ad attaccare. A placcare più che attaccare. Perché a tirare è anche più bravo di Tidus. Questa volta almeno è riuscito a pararlo. E la dà a Letty, incredibile. Però, merda. Proviamo a resistere a Grav. E poi a passarla a Waka. Non resisteremo a Grav. Almeno il tizio qui è un po' scemotto, però ho paura che... No dai, ce la fa. Perfetto. Ma tira la Waka, Dio. È proprio... proprio stupido, cioè. Forse riuscirò a passarla a Waka.
che ha ben 13 di tiro. Oh, finalmente. Se Balgerda non ci ruba la palla, abbiamo fatto un tiro. Signori, abbiamo vinto. Meno male. Questa partita mi ha sempre, forse in tutte le mie run l'ho vinta o una o due volte. Più che altro perché ci dà una bella potosfera fisica, un ottimo potenziamento. Beh, direi di sì. Ah, facciamolo, un nuovo salvataggino. Guardatelo, distrutto. Ecco qui, il nostro stadio è stato invaso da questi mostri di merda. Ma perché? Come mai? Direi che è un ottimo pretesto per mostrarvi la nuova turbo di Tidus. Ottimo! Doppio ultracidio. Tra l'altro ci rifaremo di tutte le energosfere che non abbiamo ottenuto, perché questi mostri mi pare che droppino parecchie energosfere. Con gli ultracidio che abbiamo fatto poi. ...253 danni. Niente male, dai. Per Tidus. Sembrano infiniti, perché continuano ad arrivarmi. In realtà, no, non c'è nessun altro modo per batterli se non andare avanti in questa maniera qui. Pensate che sarebbe ancora più forte Tidus se avessimo avuto tutte le sfere per potenziarlo. Ecco qui. Non finivano più. Venti energosfere. E ho detto tutto. What's happening? Mamma mia, guardate quanto è badass. Ma... con il critico pure. Non so se è scriptato, non ricordo. Però se non è scriptato è stato davvero figo.
best guardian there ever was. E adesso qui, vabbè, facciamo schifo. Ma chi se ne frega, perché tanto c'è Auron, ragazzi. In realtà, Waka con il suo ambliopia praticamente può salvare la partita. Abbiamo il nostro Auron con Antivis anche, che diminuisce la potenza fisica. E gli ha inflitto anche veleno. Cioè l'abbiamo ucciso questo tizio, questo povero mostro qui. Veleno, blind, Antivis. Lo abbiamo devastato. Piumo viola che gli rallenta le mosse. Praticamente è inoffensivo. Ed ecco qui la scena che sta per arrivare. Sicuramente vi rimarrà impressa per molto tempo. Really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but... Come on, look sharp! The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well... See ya, boys. You be good. Captain. I can't hear you. Captain! Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I have some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. E anche mostruoso. Hey you, don't just stand there! All of this is your fault!
getting swallowed by sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Xanarka, and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault! Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Raska, and I, together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Xanarkand, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something of Jekt there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you, I have to. Irritating, I know. Or are you afraid? It's all right. Auron. Will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Eh già, ragazzi. Sin e Jekt. Mentre vi esploro questo piccolo segreto, vorrei far notare come, in un certo senso, Auron... Non in un certo senso, Auron è chiaramente uno che ne capisce moltissimo di questo mondo e che ci sta tenendo anche dei segreti nascosti, come possiamo anche capirlo dalla sua risata, anche perché Auron è un personaggio estremamente taciturno, non parla molto, o meglio, quando parla c'è sempre un senso. Non è un personaggio che scherza molto, che si perde in chiacchiere. Quindi è molto strano che un personaggio come lui si comporti in questo modo. Andiamo a vedere Yuna. È tempo di andare via da Luca e di dire addio a questa città, per quanto bella possa essere.
think he's gonna stay here? Sir Oren knows him, apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh! Whoa! Sir Oren! Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right, everyone? Of course. No problem at all. But why? I promised Braska. You promised my father? Thank you, Sir Oren. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. L'ha preso proprio di peso. This one I promised Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Mi ha fatto morire che l'ha preso proprio di peso mentre Tidus non sapeva che cazzo fare. Era qui così che girandolava. Ma andiamo un po' da Yuna. Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Too funny. It was your idea.
Thank you. I want my journey to be full of laughter. Okay. If we should get separated, just whistle. I'll come running. I promise. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Mamma mia ragazzi, questa penso che sia una delle scene più famose di Final Fantasy X. È certamente una scena molto cringe, perché ha un cringe allucinante, cioè anche loro alla fine erano consapevoli di quanto fosse cringe, perché si sono messi a ridere, si stavano scompisciando, ma allo stesso tempo è una delle scene più dolci che penso siano state scritte in Final Fantasy. Beh, in realtà Final Fantasy è un po' famoso anche per questo, ma sicuramente è una delle più iconiche di Final Fantasy X, tanto che è anche diventata parecchio famosa per diverso tempo, soprattutto anche perché a me ha sempre fatto crepare da ridere alla fine quando Tidus gli dice va bene, ok, andiamo avanti, e poi tutti dicono pensavamo che fosse andati fuori di testa, e lui tutto incazzato, ma cosa state guardando? È stato molto molto bello. Comunque per questo episodio è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao.